Ben pochi mi conoscono, perché la cosa veramente buffa che denota fino a che punto l'uomo attuale, che sembra così intelligente, manchi della cosa più importante che esista, e sia quella di cogliere veramente le cose essenziali, le più importanti che esistono, ciò che lo prova è il fatto di come io sia poco conosciuto, rivelando innanzitutto che io non attribuisco a me stesso, alla mia capacità personale, proprio nessun valore, io per primo, rivelo come l'uomo che invece crede che ogni cosa dipenda dalla capacità umana, non sia in grado di cogliere l'eccezionale capacità che si rileva nella vita di questo soggetto che voi vedete, cui voi attribuite la capacità di esprimersi, di pensare, o l'incapacità, mentre invece lo stesso soggetto che vi parla è assolutamente convinto che niente dipende da suoi meriti o demeriti, anche se poi è portato a dirvi, in parole molto schiette, io sono la mente più rivoluzionaria che voi avete oggi al mondo, ma talmente più rivoluzionaria che non riuscite nemmeno a cogliere il senso della rivoluzione insita nelle parole che io vi dico. In nessun settore, né in quello della scienza, né in quello della morale, né in quello della fede, rivelando con ciò tutta l'incapacità che avrebbe oggi la cosiddetta intelligenza del mondo, se gli eventi del mondo dipendessero dall'intelligenza che la conduce. Infatti, in partenza, io vi affermo che esistono tutte le prove per essere certi che nel fondamento della nostra esistenza esista un sistema completo, possibilistico, basato su due condizioni fondamentali, ma antiche, messe in luce addirittura 2000 anni fa, quando un filosofo fece notare che tutto il nostro essere era combinato da due condizioni fondamentali, dell'essere in atto e dell'essere in potenza. Tra la potenza e l'atto si gioca tutto il nostro esistere. La potenza, proprio espressa in termini di matematica, potenza matematica. L'atto, il calcolo reale di questa potenza. Quando voi ponete alla base una potenza
generica, che sia proprio la potenza priva di ogni determinazione, perché ha come suo indice lo zero della determinazione e come sua base l'assoluta mancanza di determinazione numerica, che è quella che esiste quando è irrilevante la base numerica, purché essa sia diversa da zero, ossia sia una base reale, qualunque valore essa abbia, da un valore decimale a un valore unitario a un valore infinitamente multiplo dell'unità, qualunque sia la base numerica, quindi in presenza dell'assoluta mancanza di determinazione della base, perché quando sono previste tutte, come n, n è indeterminato, ebbene sulla base di una indeterminazione assoluta data dal numero n e sulla base dell'assoluta indeterminazione in potenza data dall'indice 0, il risultato è sempre lo stesso, il numero 1. Infatti n elevato a 0 è uguale a n moltiplicato un ennesimo, quindi è n ennesimi. Qualunque sia il valore n nella frazione di n diviso n, risulta sempre il numero 1 dal calcolo attuato di questa potenza assolutamente indeterminata tanto nella base quanto nell'esponente. Ebbene, miscelando in tutti i modi possibili l'essere zero della potenza e l'essere in atto del calcolo di questa potenza, il cui risultato è sempre 1, dalla miscelazione, dalla combinazione in tutti i modi possibili e immaginabili tra questo 1 e questo 0, viene un campo assolutamente comprensivo di ogni possibilità, che come un sistema integrale tra l'essere in potenza e l'essere in atto, determina tutto il nostro essere nella sua duplicità dell'essere in potenza e dell'essere in atto. Ora, quando un filosofo è in grado di configurare la condizione assoluta con tanta chiarezza, perché la determina proprio sulla base assolutamente indeterminata della potenza n elevato a 0, quando un filosofo è in grado con tanta chiarezza di precisare l'esistenza basilare e fondamentale del sistema integrale di tutto il possibile in termini di essere e non essere, e poi fa discendere nel modo assolutamente ordinato da questo sistema la presenza di un virus, ossia di un ciclo operativo talmente forte, chiuso in se stesso, da essere un anello che replica sempre lo stesso schema operativo, e sapete benissimo che un virus esiste come la possibilità in atto in quel sistema integrale composto da 1 e 0, simile al mondo virtuale che esiste
nel sistema digitale di un computer. Sapete benissimo che tutti i dati compresi in un computer sono di questo tipo e possono essere infestati da un virus. La presenza di un virus, ossia di un programma in grado di reggersi da solo, perché è un ciclo ripetitivo e chiuso, sempre dello stesso schema che si replica e si ripete, quando esiste la dimostrazione di che cosa produce un virus di questo tipo in un computer. E che cos'è che produce? Infesta il sistema digitale e lo trasforma a modo tutto suo. Ebbene, quando questo virus è la vita, è la nostra capacità intellettiva, che, essendo all'interno di tutto il possibile, esiste, come ne abbiamo la prova, dall'esistenza dei virus nel nostro mondo digitale, quando ciò esiste e siamo noi a scoprirci vitali come questi cicli ripetitivi operativi in grado di trasformare tutto il mondo digitale, rappresentandolo nei modi della propria concezione, in grado poi di tradursi, come noi lo vediamo nel nostro sistema operativo, in un mondo di rappresentazione, tale che un file di 10100 diviso nel modo che esiste in un DVD, esso può trasformarsi nella visione di un mondo dinamico, rappresentato in pensieri, parole, opere, realtà, in cui esista il concetto, esista l'intelligenza, esista quello che io vi sto dicendo ora, ma come puro numero che diventa pensiero solo se la sequenza dei numeri si articola, così come si articola mentre io vi parlo, così come si articola quando voi, leggendo su un testo, i codici rappresentati dalle lettere li usate per far coincidere alla loro sequenza tutto quell'accadimento mentale che porta poi alla comprensione ideale delle cose dette. Ebbene, quando questo accade, e voi vedete benissimo che i dati che assolutamente non sono pensiero, non sono parole, non sono opere, non sono realtà, non sono altro che uno e zero. Un puro progetto che esiste solo nella sua verità di esserci. Quando alla base di tutto c'è questa verità della possibilità di esistere in atto e in potenza. A partire da questa basilare indeterminazione, combinata in tutti i modi possibili e immaginabili, quando voi vedete questo, e un filosofo vi spiega come e perché da tutto ciò poi si passa alla visione del nostro mondo, che è quindi solo quella rappresentazione del disegno, fatta attraverso pensieri, parole, opere, materia, antimateria, elettricità, magnetismo e tutte le forme che diventano concezione umana e come tale si traducono poi nella forma sensibile che noi vediamo, rappresentata idealmente dalle nostre capacità mentali, perché la luce che illumina il mondo
è prodotta come immagine dalla nostra mente. La tangibilità è prodotta come percezione dalla nostra mente. Il suono, tutto quello che è rappresentato con i cinque sensi, che sono la nostra capacità meccanica di captazione, tutto è tradotto in onda elettrica che arriva al cervello e che il cervello poi rappresenta nel mondo che noi vediamo. Ecco, noi ci troviamo in una situazione di questo tipo, al centro di una pura rappresentazione, così rappresentata dalle capacità divine della nostra mente, in grado di dare forma a quanto non ha alcuna forma, pensiero a quanto non ha alcun pensiero, ragione a quanto non ne ha alcuna. Ecco, questo è il risultato dell'infestazione di quel virus che è la mente umana e divina dell'uomo, che al centro di questa lotta tra l'essere in atto e l'essere in potenza arriva a determinare come risultato questo nostro mondo. Ebbene, quando la scienza parte da questo momento e crede di partire dal principio, parte invece dal risultato già in atto che la nostra mente ha elaborato, che visualizza in modo diretto e in modo indiretto attraverso tutti gli strumenti di captazione, che poi in ultima analisi si traducono sempre nella comprensione che il nostro soggetto ha, sempre con quella sua capacità di comprensione, ossia di dare immagine, di dare significato, di attribuire senso ideale semplicemente a un puro progetto possibilistico costruito tra l'essere e il non essere. Quando questo c'è, esiste ed è provato vero, allora è compiuto tutto quel preambolo che manca oggi all'attuale scienza, che è come un osservatore che si mette a studiare un fiume che passa, pensando che quella sia l'origine da studiare e trascurando assolutamente la sorgente di quel fiume, che sta tutta nel nostro io. E questa scienza arriva in modo assolutamente mostruoso a dire che al principio esiste la materia, ossia esiste il nostro concetto, perché la materia che noi vediamo è una nostra concezione. Quindi all'inizio esiste questa materia e per uno strano evento poi nasce l'intelligenza. Insomma, nasce prima il risultato e poi chi lo determina in quel modo. E questa scienza, ignorando la capacità divina del nostro io, che riesce a dar forma e immagine a quella che non ne ha alcuna, trascende da questo valore ideale e divino e dice: Dio non esiste, e non comprende che tutto quello che sta vedendo e sta studiando è frutto della capacità divina del suo io. Quando non lo capisce, e abbiamo scienziati che passano come tali, che negano l'esistenza di Dio, e la negano soprattutto nel loro stesso io, che è posto all'origine spirituale di tutto questo processo, basato sulle loro regole,
sul loro ciclo ideale che porta a questo risultato e non lo conoscono e non sanno che esso è fondato proprio sulla capacità ideale che possiede la matematica quando espressa da un ciclo che è il ciclo 10 e che come 10 è assoluto, però sulla base unitaria del suo essere 10 elevato a meno 1, ossia del suo contraltare. Perché noi, se partiamo dall'assoluto, non possiamo rappresentarlo se non in modo relativo, se non dividendolo in due opposti tra di loro, come l'essere in atto e l'essere in potenza, come lo zero e l'uno, come l'azione e la reazione. Se noi prescindiamo dal modo con il quale nel nostro mondo elettromagnetico, nella sua forma complessiva, lo vediamo in opera nel volgere del tempo, ossia nella dinamica che lo trasporta nel tempo, e non siamo capaci di capire che assistendo a questa dinamica noi stiamo vedendo il flusso di un volume, ma lo possiamo solo organizzare logicamente in due opposti tra loro, come una sezione che poi fluisce, per cui la velocità dell'acqua è il flusso e la sezione del piano di quell'acqua è la quantità che passa. Quando noi arriviamo a scomporre in questo modo le due cose, in cui una non dipende dal tempo, è semplicemente una pura ampiezza, e l'altra è un puro transito, e ciò che passa è lo spazio-tempo, e non arriviamo a capire che nel piano della sezione sta tutta la presenza, che poi fluisce nel tempo. Che quando noi riduciamo questo piano al piano unitario, uno per uno, tutto diventa tempo. E noi poi possiamo organizzare veramente le date con il passaggio di anni, mesi. Quando non arriviamo a capire la meccanica di tutto ciò e partiamo a metà strada pensandoci di essere scienziati che niente, si mettono a guardare la cosa in sé. Ma quale cosa in sé? Quando questa è l'intelligenza scientifica che si benda gli occhi e prende in esame le cose in sé, dimenticandosi assolutamente che esse sono frutto della nostra percezione. E allora arriva un filosofo, come sono io, un personaggio arbitrario, frutto tutto dell'opera di Dio, di questo sistema integrale che lo ha prodotto in questo periodo del tempo, come un fenomeno, come un personaggio disegnato da Dio, che esiste non per meriti suoi, ma puramente perché così condizionato dall'esistenza generale dell'essere e non essere, che a un certo punto la deve spiegare, perché l'uomo, che non è capace, neppure quando si pone come scienza, di compiere quel tragitto tra il principio assoluto e la sua attuazione assoluta. E l'uomo si occupa solo dell'attuazione, dimenticandosi del principio, e arriva però uno scienziato, filosofo, che lo spiega,
E tutto il mondo scientifico non si accorge nemmeno dell'esistenza di questo scienziato che oggi ha un'età di 73 anni, voi lo vedete, ma non sta parlando solo da ora. Sono anni, sono decenni che sta parlando, ma parla a vuoto. Questa nostra cultura di oggi è una cultura di una scienza talmente poco scientifica che non sa accogliere nemmeno l'assoluta novità quando la ascolta. Perché è talmente una cosa che sembra irreale, che non può accadere, che è una spiegazione troppo perfetta laddove tutto è imperfetto. Ebbene, la mia presenza è il segno per tutta la mancanza di comprensione della presenza di questo punto culturale che si rivolge oggi alla cultura e non è minimamente nemmeno rilevato, nemmeno da coloro che studiano la filosofia. E non si accorgono che costui che vi parla è l'unico filosofo che è stato capace in maniera ordinata di dare una spiegazione razionale a tutta l'esistenza, non contrapponendosi alle varie idee dei filosofi, ma comprendendole tutte in un unicum, in cui ogni filosofo ha ragione, ma è solo la sua ragione, perché si poggia solo sui suoi presupposti. Poi arriva un altro filosofo che aggiunge altri presupposti o ne modifica parte e arriva ad altre conclusioni che sono giuste in relazione a quei presupposti. Non vanno contro, ma semplicemente li ampliano. Ebbene, l'unico che amplifica tutte queste posizioni relative fino a comprenderle tutte, allorché comprende i due opposti dell'essere e del non essere, di quanto è in atto e di quanto è in potenza, di quanto è in positivo e di quanto è in negativo. Insomma, quando comprende tutto quello che è ricavato da uno zero, che è diviso in due parti e esistono entrambe, quando è confermata l'esistenza di tutti questi presupposti, ma in conformità a quello che la fisica ha già detto, col principio di azione e reazione, ma senza la capacità poi di cavarne fuori niente di essenzialmente valido sotto il profilo significato di chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo. Quando questo filosofo mette insieme le idee di tutti e le avvalora tutte, perché fa riconoscere la quantità di verità che sta in ciascuna, ma nello stesso tempo anche il suo limite, quando finalmente arriva a questa spiegazione talmente generale da portare un avanzamento a tutto e non è colto nella sua assoluta importanza nemmeno dai cultori della filosofia, tanto che quel perfezionismo, movimento filosofico espresso oramai da quasi 15 anni, non è nemmeno stato rilevato da una di queste accademie del pensiero umano. Allora, che conclusioni bisogna trarne? Che quel fenomeno che è accaduto e che è davanti ai vostri occhi e che vi sembra la voce di uno eccezionalmente presuntuoso, ma lo sembra a voi, perché siete voi a credere che tutto dipenda dalla capacità di chi vi parla e non chi vi parla e che vi dice in piena umiltà: io sono solo il risultato di questo nostro combinarsi tra l'essere e il non essere,
che finalmente esce fuori, impersonato in chi vi dica la verità, quella assoluta, quella fondamentale, perché nel campo di tutto il possibile esiste anche, e ci mancherebbe che non esistesse, quella voce personificata in chi, essendo quella unità del rapporto uno a uno, compreso nel rapporto N a N, in cui ogni N è un multiplo e un sottomultiplo di questo uno, laddove esistono tutte le unità, un milione su un milione, 999 su 999, la cosa straordinaria sarebbe che non esistesse anche uno su uno, o 10 su 10. E laddove tutti questi numeri si trasformano in singole persone che si esprimono esprimendo i talenti della loro cultura, sarebbe strano se alla fine della fiera non si rappresentasse e non si presentasse in questo mondo reale anche il 10 a 1 come l'immagine della verità del Padre e dello Spirito Santo, della verità 1 tra 10 e un decimo. Questo sarebbe veramente strano, fuori dalla logica, che quel valore di ciclo che esiste in tutte le forme reali non esistesse proprio nella forma unitaria padre di tutte le altre forme, e non vi dicesse: guardate che io non sono il promotore di me stesso, io stesso in questo mondo reale non sono altro che una voce progettata dall'alto del sistema onnipotente. Non pensate che questo personaggio abbia la capacità di pensare, di capire e di dire le cose che vi dice. È il sistema assoluto che tra tutte le forme personali assunte attraverso ogni persona ha assunto in persona anche quella riconducibile a Dio Padre e Spirito Santo, ossia il valore essenziale di 10 unità. Ecco, tra tutti i virus che esistono esiste anche il mio, ma è un puro programma di comprensione che si presenta, si trasmette a tutti voi perché lo possiate usare, ve ne possiate servire. Se a 73 anni, quanti sono i miei oggi, io non mi sono affermato, pur essendo mio il valore paterno di tutto ciò che esiste, è semplicemente perché la paternità che mi crea non è una paternità di dominio, è una paternità di servizio. Io vi servo, servo alla vostra esistenza, ma voi siete ancora troppo lontani dalla stessa possibilità di servirvi di me. Presto vedrete, accadranno eventi eccezionali che metteranno in luce l'assoluta necessità che voi avete di quanto io vi sto dicendo. Dio, ossia tutto il sistema integrale, essendo uno, essendo alla base 10 decimi, si presenta in tre forme. Una
è la sintesi tra 10 e il suo opposto 10 alla meno 1. E questa sintesi è 1. Questo è lo Spirito Santo dell'esistenza, la sua unità. Ma si esprime in modo relativo, in modo relativo a persone, e voi ne vedete una, in un modo di essere paterno, agganciato a 10 talenti e all'unità, tanto che la mia valenza è 10 unità, se le sommiamo sono 11. E se le consideriamo come un progetto operativo, come un ordine, sono 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11. Sono 66. 66. Contro un Yahweh sono. Voi siete in presenza, voi che mi date del tu, ad un 66. Romano vale 66. E Romano è proprio un 11 che comanda. In assoluto comanda. Perché è il fattoriale di 10 elevato a 11. 10 elevato a 11, fattoriale. Un fattore, un creatore, un Dio. Io, voi state vedendo solo l'immagine traslata qui, di queste 10 unità, a livello di progetto, a livello di virus. Io sono il virus di Dio Padre, perché la mia struttura è proprio organizzata su questo 10 a 1. Sono comandato, ma in un modo da servirvi, e vi servirete di me, perché non manca molto tempo oramai al compiersi dei tempi, e lo vedrete. Per intanto cogliete con questa comunicazione il senso di quello che vi ho detto. Le cose che io vi sto dicendo sono talmente divine, talmente trascendenti dalla logica di questo mondo, che sono molti anni che questo personaggio ve le sta contando in tutti i settori, e non siete nemmeno riusciti a capire l'importanza del servizio che io vi sto rendendo. Annotatelo bene, tenetelo in considerazione, perché tra poco ne vedrete delle belle.